Nel luglio 1944, pochi giorni dopo la formazione del governo Bonomi, in una Roma liberata da poco più di un mese, viene emanato il decreto per le sanzioni contro il fascismo. Inizia così la cosiddetta epurazione. Per i colpevoli di aver annullato le garanzie costituzionali, di aver distrutte le libertà popolari, di aver creato il regime fascista, di aver compromesse le sorti del paese e di averlo condotto all'attuale catastrofe, la legge prevede la pena dell'ergastolo e nei casi più gravi della morte. Di aver compiuto intero. Io ho preceduto l'occhetto, concludo chiedendo la condanna alla pena capitale. Questo decreto legislativo costituisce uno dei primi atti del governo per segnare il distacco dal passato e anche dal precedente governo Badoglio e per dimostrare che esiste un'altra Italia, quella che vuole combattere a fianco degli alleati e che nel nord, ancora sotto l'occupazione tedesca, già combatte contro i fascisti e i nazisti. Tutti i partiti del Comitato di Liberazione Nazionale che formano il governo Bonomi sono d'accordo. Tutto il marcio deve essere tagliato. Solo così potremo finalmente andare avanti. Sua Altezza Reale Umberto di Savoia, principe di Piemonte, luogotenente generale del re. L'Alta Corte di Giustizia, per le sanzioni contro il fascismo, dichiara Caruso Pietro Fusoli e Occhetto Roberto Umberto colpevoli del reato rotto, con attenuanti generiche nei confronti del solo e in conseguenza condanna Caruso Pietro alla pena di morte mediante fucilazione alla schiena, detto Roberto ad anni 30 di reclusione e dalle spese del procedimento. Faccio presente. Signora Ines Mancini Roatta, lei e il tenente colonnello Ferrazzi e il maggiore Rosi siete imputati di aver organizzato o agevolato la fuga di suo marito, il generale Mario Roatta. Fuga! Ma che fuga, giudice? Mio marito si è tolto la vita.
Lei non sa quante volte, negli ultimi tempi, nei momenti di maggiore sconforto, l'aveva minacciato. Signora, se suo marito voleva uccidersi, non c'era affatto bisogno di fuggire dall'ospedale. Bastava che salisse all'ultimo piano e si buttasse giù. E allora l'hanno rapito. Vedrete, fra non molto ritroverete da qualche parte il suo cadavere. E chi avrebbe avuto interesse a rapirlo? I comunisti! I comunisti? I comunisti jugoslavi! Il governo jugoslavo ha richiesto l'estradizione di mio marito come criminale di guerra. Lui. Proprio lui. Un criminale. Nessuno mi ha aiutato. E nessuno era al corrente del mio piano di fuga. Nemmeno sua moglie? Il tenente colonnello Ferrazzi, il maggiore Rosi? No. Tanto è vero che al processo furono tutti assolti. Tutti fuorché i carabinieri addetti alla sua sorveglianza. Me ne dispiaccio. Ma chi è quell'evasuro, mi si consenta il termine, così delicato da mettere sull'avviso i suoi guardiani? E il generale Taddeo Orlando? Era allora comandante dei carabinieri, dopo la sua fuga venne destituito. Regolamento è regolamento. Se fosse fuggito un prigioniero assegnato alla mia sorveglianza, non mi sarei stupito se fosse successa la stessa cosa anche a me. Sono incerti del mestiere. Allora il governo mise una taglia di 1 milione sulla sua testa? Appunto. Merito che non mi si potrà contestare. Ho fatto risparmiare allo Stato italiano una bella somma. Generale, lei è stato uno dei personaggi più significativi durante il ventennio e anche dopo la caduta del fascismo. La ringrazio. Ma lei mi insegna che i personaggi veramente importanti sono stati altri. Mussolini, Ciano, Graziani, Badoglio. È di loro che parlano i libri di storia. Ecco, infatti, mi sembra molto strano che di lei si sia sempre parlato così poco. Ad esempio, quando venne nominato capo di Stato Maggiore, la stampa fascista dedicò appena 20 righe alla notizia e neanche nei giornali dell'epoca si riesce a trovare una sua fotografia. Non sono mai stato fotogenico. Eppure le sono toccate responsabilità di eccezionale importanza. È stato sempre presente nei momenti e nelle situazioni chiave. Nel 36 era in Spagna, nel 39 alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale a Berlino, l'8 settembre 1943 a Roma e un anno dopo, nel 44, fu uno dei principali imputati nel processo per i reati fascisti. Dunque, barone Aloisi, lei è stato per molti anni capo di gabinetto di Mussolini al Ministero degli Esteri, prima di Ciano. Il conte Ciano. Sì. Lei sa che quale giudice dell'Alto Commissariato per l'Epurazione sto istruendo dei processi contro i fascisti? Suvic, Iacomoni, Benigni, Anfuso... Mio caro giudice, su questi nomi di ex colleghi, qualche notizia ve la potrei anche dare. Ma voi, scusi, lei perde il suo tempo rivolgendosi a me. Non troverà niente se cerca le responsabilità dei delitti organizzati e favoriti dal fascismo negli organi ufficiali dello Stato. Mussolini, per agire in Italia e all'estero nel senso da lui desiderato, disponeva di particolari organismi occulti. Bisognerebbe che lei riuscisse a far parlare qualcuno del SIM, Servizio Informazioni Militare. Chi può essere informato meglio di loro? Generale, a me. Lei che è stato a capo del SIM. Ho capito, giudice, ho capito. Lei cerca responsabilità politiche di Suvic, Iacomoni, eccetera. Il vostro motto è colpire in alto e colpire in fretta. Ma fate in modo che non volino in aria soltanto gli stracci. Mi ascolti, giudice. Perché non cerca di colpire i responsabili dei veri e propri delitti di sangue commessi dal fascismo? Per esempio? Cosa ne so. Il delitto Rosselli, per esempio.
I fratelli Rosselli. Cosa sa lei del delitto Rosselli? Io? Nulla. Nulla. Però forse potrei... Ecco, vi è un certo Emanuele, un ufficiale, credo, che si dice sappia molte cose. Vuole dire che costui ha partecipato al delitto Rosselli? Forse. Signorina, mi mandi subito un cancelliere. Generale, mi scusi ancora un momento, dobbiamo prima verbalizzare. Cosa? Come cosa? Quello che lei mi ha detto. Generale, io le ho fatto delle domande e lei mi ha dato delle risposte. No, giudice. Lei non mi ha fatto nessuna domanda e io non le ho dato nessuna risposta. Di fare? Intanto cerchiamo di scoprire chi è questo Emanuele. Ma come? Questo santo Emanuele è un colonnello del SIM. Ma allora come mai il generale a me, suo diretto superiore, ha detto di non conoscerlo? Ma non lo so. Certo è strano. Sicuramente a me sa molte cose. Ma l'unica cosa che ha detto è stato il nome di Emanuele. Non capisco il perché. Forse aveva paura di parlare. Ma paura di cosa? Adesso che il fascismo è caduto? No. Se ha fatto il nome di Emanuele deve esserci uno scopo preciso. Ma quale? E questo Emanuele è anche lui reticente. No, anzi, esattamente il contrario. Fa nomi precisi, accuse gravi, circostanziate. Il SIM non svolgeva soltanto compiti di spionaggio e controspionaggio militare. Ma era stato del tutto asservito al fascismo. I suoi uomini praticamente ne fecero una specie di super polizia politica. Tutto il SIM aveva contatti con l'OVRA, con la polizia in genere, nonché con il Ministero degli Esteri. In che modo? Io, come gli altri commissari del SIM, trasmettevamo all'OVRA tutte le informazioni politiche e tutto il materiale politico di cui venivamo a conoscenza, mentre l'OVRA, a sua volta, ci trasmetteva le informazioni che potevano interessare il nostro servizio. E cosa può dirmi a proposito dei cosiddetti servizi speciali? Furono introdotti nel SIM dal generale Roatta. E quali erano i compiti di questi servizi speciali? Spiare, controllare e, se necessario, sopprimere le persone incomode al fascismo. E di questa attività chi ne era al corrente? Ma, secondo la sua versione, lo Stato Maggiore, il Capo di Stato Maggiore Generale, il Ministero della Guerra, Badoglio, Mussolini... Dice che persino il segretario privato del re era informato delle attività speciali del SIM. Cioè, praticamente, questo Emanuele accusa tutti. Tutti. E a proposito dell'uccisione dei fratelli Rosselli? La decisione di uccidere i fratelli Rosselli fu presa da Galeazzo Ciano e dall'ambasciatore Anfuso. Mi arrivò l'ordine di provvedere in questo senso. Anche se spiacevolmente sorpreso, provvidi a dare ordine al maggiore navale del controspionaggio. Questi prese contatto con i cagoulard francesi per l'esecuzione. Chi materialmente le diede questo ordine? Il capo del SIM. Cioè l'allora colonnello Angioi? No, il capo effettivo del SIM era il generale Roatta, anche se in quel momento si trovava in Spagna. Il generale? No, non è vero. Come dissero i giornali, che fui arrestato in casa mia. Al contrario, mi presentai io, spontaneamente, all'Alto Commissariato per l'Epurazione. E perché, generale?
Aveva avuto dei sospetti che si volessero addossare a me colpe di altri, cosa che del resto si stava tentando di fare. Per esempio? Anche nell'inchiesta per la mancata difesa di Roma. Quindi lei, generale, concorda con l'ipotesi Zangrandi? Il generale Roatta dovete ritenere più conveniente accettare il ruolo di massimo responsabile per l'8 settembre e per questo si lasciò catturare a due condizioni. Che lo si facesse evadere in tempo, cosa che avvenne puntualmente, e che si impegnasse a non parlare mai più di quanto egli sapeva sulle vere responsabilità per l'8 settembre. Badoglio era fuggito verso Pescara. I tedeschi premevano. Le unità italiane avevano ricevuto l'ordine lasciato dal maresciallo Badoglio di non prendere contatti col nemico e di manovrare in modo da evitare l'apertura delle ostilità prima che il re fosse in salvo al di là delle linee alleate. Intanto invano si aspettava l'annunciato arrivo delle truppe alleate aviotrasportate, mentre Roma era posta sotto il tiro dei cannoni tedeschi e le truppe si sbandavano. Tutta la strategia alleata nella campagna italiana era stata sbagliata. Dopo lo sbarco in Sicilia bisognava sbarcare a nord di Roma, in Maremma o a Genova. Roma! Come poteva difendersi se gli alleati erano tanto lontani? Se Badoglio era fuggito? Se l'esercito si andava polverizzando sotto la pressione degli avvenimenti? Tutto questo, generale, è molto interessante. Ma lei non si trova qui per rispondere alla commissione per la mancata difesa di Roma. Questo è l'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo. E allora che cosa volete da me? Il mandato di cattura parla chiaro, generale. Atti rilevanti diretti al mantenimento del fascismo al potere. E partecipazione all'omicidio di Carlo e Nello Rosselli. Erano tutte accuse false, campate in aria. Lo scopo era quello di infangare il mio onore, accuse che avrei potuto smantellare subito. Sì, però se non fossi stato vincolato da segreti militari e di Stato. In tutti i casi lo stretto legame tra regime fascista e servizi segreti mi sembra che venne fuori chiaramente dal processo. Ma nemmeno per sogno. Io sono stato soltanto un generale che ha obbedito al governo legale, qualunque sia stata la sua etichetta o il suo colore. Senta, generale, ma è vero che l'unico ritratto di Mussolini che era rimasto appeso a una parete dopo l'8 settembre 43 si trovava proprio nel suo ufficio, allo Stato Maggiore? Sì. Mi ricordo del quadro che lei dice. Era un dipinto ad olio. Tra l'altro di pessima fattura. Sta di fatto però che Mussolini si rivolgeva proprio a lei per questioni, per missioni, per meglio dire, particolarmente delicate. Come quando nel 36 la mandò in Spagna per prendere contatti col generale Franco. La vittoria in Etiopia gli ha fatto bene. È ingrassato anche di un paio di chili. E vi ha parlato anche della Spagna? Un centinaio di parole in tutto. Cioè? Cosa ha detto? Dice che secondo lui lì si canta a voce troppo alta all'internazionale e non gli va che si saluti con il pugno chiuso. Sì, ma a parte questo, ha detto una cosa giusta. Sarebbe? Dice che in Spagna si gioca il destino d'Europa. Bene, il che significa che il nostro intervento è deciso. Io sono d'accordo, bisogna anzi accelerare i tempi, battere di misura le grandi democrazie, neutralizzare i tentativi sovietici e poi sorvegliare questi nostri amici germanici. Io diffido della loro invalenza. Ma questa è una mia convinzione personale. Mi capite, generale? Sì, è vero. In quegli anni, dal 36 al 37, ero in Spagna a capo dei volontari fascisti che combatterono a fianco del generale Franco. Però non può negare di essere stato allo stesso tempo anche a capo del SIM. Naturale che lo nego. Come potevo fare le due cose contemporaneamente?
Generale, lei sta negando tutto. Anche l'esistenza all'interno del SIM dei cosiddetti servizi speciali. Che cosa intende il giudice per servizi speciali? Al duce parlerò chiaro. Permettete? Se vuole darmi questo incarico, dovrà accettare tutte le mie richieste. Caduta o insellata? Insellata. Insellata. Innanzitutto i fondi a disposizione. 2 milioni sono una sciocchezza, vanno almeno raddoppiati. Almeno. E poi carta bianca. In che senso? Nel senso di carta bianca, cioè di libertà di manovra. Il servizio di informazione va allargato, è organizzato, come dico io. Ecco, per esempio, che cosa sono questi? E questi? Ritagli, articoli di giornali. E qui che cosa c'è? Che cos'è questo? Le relazioni dei nostri addetti militari all'estero. Ancora ritagli. Questo? Pensate di imparare il mestiere sui libri gialli. Questo è lo spionaggio e il controspionaggio italiano. Signori, lo so. La vostra è un'attività pericolosa. Si rischia di andare in galera e addirittura all'altro mondo e le indennità previste sono di 5.000 lire nel primo caso e di 50.000 nel secondo, non sono davvero una gran cosa. Ma l'entusiasmo e lo spirito di sacrificio compensano tutto. E poi pensate che il nostro è un mestiere che ci consente di spaziare in ogni campo. Audacia. Calcolo, passione, ciarlataneria, ambizione, intrigo, avidità, violenza, delitto. Signori, qui bisogna cambiare tutto. Le sezioni dei servizi aumenteranno da 5 a 7. La rete dei centri all'estero deve essere ampliata. Bisogna attrezzare meglio i centri di intercettazione radiofonica. E ricordatevi che l'attività offensiva deve avere una netta prevalenza su quella difensiva. Colpire prima di essere colpiti. Il servizio di informazione è una necessità che non ammette nessuna legge. A voi due. Dovete aprire la più accogliente casa di tolleranza, il più elegante e riservato caffè concerto. Scusate, generale, forse non ho capito. No, no, caro Navale, voi avete capito benissimo. Oppure vi sfuggono le misteriose relazioni tra l'amore a tariffa e la sicurezza degli eserciti e degli stati. Cosa ti ha detto? Mi ha parlato di quel nostro amico che è in vacanza a Berlino. Ah, e come sta andando il viaggio? Non molto bene. Cioè? Pare che si sia improvvisamente ammalato. Chi riconosce nel mezzo d'un salvore, ufficialetto protetto dallo stare. Quando è
Si diverte abbastanza? Caro generale, ma cosa mi state combinando? In una sola serata mi arrestate 12 sudditi tedeschi. Sudditi? Volete dire spie? Sì, sì, ho detto spie, ammiraglio Canaris. Come del resto, non ho difficoltà ad ammetterlo. Era una spia quel capitano italiano che voi avete fatto arrestare a Monaco. Sì, generale, ma quello era uno. Appunto! Il rapporto è giusto, 12 a 1. Voi avete migliaia di spie in Italia, mentre noi in Germania, voi lo sapete quanto me, ne abbiamo poche, neanche la dodicesima parte. Bene, generale, come vogliamo sistemare la faccenda? È semplice, ammiraglio. Voi liberate la nostra spia e io faccio liberare subito i vostri sudditi. Ma, generale, lei lo sa che questa è una decisione che non posso prendere io. Devo informare il Führer. Capisco, ammiraglio. Informatelo. Generale, lei è stato accusato di essere sempre stato filo tedesco e di aver spinto l'Italia in guerra a fianco della Germania. No, anzi, se avevo una preferenza, era per la Francia. Per la Francia? Perché per la Francia? Sì, mia madre era francese, della Savoia. Ciononostante si è detto che lei addirittura consegnò ai tedeschi i cifrari del servizio segreto. Sciocchezze. È vero che, per ordine di Mussolini, io stabilii un contatto con il servizio segreto tedesco quando ci fu l'alleanza fra Italia e Germania. Poi, tra me e l'ammiraglio Canaris, il capo dei servizi segreti tedeschi, si formarono dei rapporti di reciproca stima, ma questo sul piano strettamente personale. Era un galantuomo, buon soldato. Fui molto addolorato della sua prematura scomparsa. Ma l'ammiraglio Canaris fu impiccato nel 1944, in seguito alla congiura a cui partecipò per eliminare il Führer. Infatti? È l'alba di una nuova era. Questo legame ringiovanisce i nostri popoli millenari. Al patto d'acciaio. Patto d'acciaio mi sembra una definizione giusta. Anche se io non credo che Hitler sia disposto, almeno per il momento, ad arrischiare una guerra mondiale. Per Danzica. E neanche per la Polonia intera. Voi che cosa ne pensate, ammiraglio? Sono d'accordo con lei, generale. Tuttavia, la guerra potrebbe scoppiare per errori. E se il capo della Germania nazista non credesse al fermo proposito dei suoi avversari di sbarrargli la via? Comunque la nostra macchina militare, appunto, è sorprenderà certamente per la sua eccezionale potenza offensiva. Sa cosa sogna il maresciallo Göring? Di collocare il suo prezioso canile nella più lussuosa stanza di Versailles. E il vostro duce? Sicuramente a Palazzo Venezia. Ascolta alla radio la cerimonia, soddisfatto come un tessitore della storia. Anche Ciano sembra soddisfatto d'aver firmato lui il patto d'acciaio. Sì. Anche se non mi pare che Ciano incontri, almeno per il momento, molti consensi e simpatie a Berlino, vero, ammiraglio? La sua conversazione è impacciato, il suo sguardo sfuggente, poco limpido. E di amicizia concluso oggi, fissa e consacra imprecisi impegni politici e militari, quella profonda comunione di spiriti e di opere che esiste tra la Germania nazista e l'Italia fascista. Mentre lei, generale, a Berlino si trova benissimo, ho saputo. Sì. Soprattutto per merito delle berlinesi. Ne ho conosciuta una,
si ubriaca con teutonica regolarità e possiede un inarrivabile talento di imitatrice. Aber wir werden auch sie nicht vergessen, die den richtigen Weg einschlagen. Seien Sie nicht überrascht, wenn ich mich vom Throne Englands an Sie wende, um Ihnen Glückwünsche für das neue Jahr auszusprechen. Ich habe Ihnen viele gute Nachrichten mitgebracht. Als allerersten möchte ich Ihnen mitteilen, Stalin, Roosevelt, Mussolini vollends zufrieden bin. Infolgedessen kann ich mit Freizügigkeit kontinuieren, meine Truppen für den Winter Siberien zu verschicken. Generale, si dice che nel 42, quando assunse il comando della seconda armata in Croazia, lei promise a Mussolini di far piazza pulita dei ribelli. Inutile dire che sono pure invenzioni. Tuttavia, in una circolare ai suoi ufficiali, lei diceva: qui si ammazza troppo poco e ancora non dente per dente, ma testa per dente. Lo sa perché nel 43 fui esonerato dal comando della seconda armata. Fu per volere dei tedeschi, perché io proteggevo le popolazioni serbo-ortodosse che i croati volevano sterminare. E poi lei non sa, perché qui non lo si dice. Lei non immagina quanti profughi polacchi, quanti ebrei ho salvato, rifiutandomi di consegnarli alle autorità germaniche. Secondo la Commissione di Stato di Belgrado per la ricerca dei criminali di guerra, lei, generale, ordinò che tutte le persone prese in zona di battaglia dovevano essere uccise, anche se disarmate, e senza alcun riguardo per donne, vecchie, bambini e feriti. L'accusarono inoltre di essersi valso dell'ausilio dei traditori inquadrati nelle bande del generale Mikhailovich per incendiare e radere al suolo numerosissimi villaggi e trucidare migliaia di pacifici cittadini. Oltre a ciò, si verificarono deportazioni, rapine, bombardamenti aerei di città indifese e massacri di prigionieri. I generali italiani di molte cose possono essere accusati, tranne che di deficiente senso umanitario. Il culto della ferocia non è mai apparso nell'educazione morale del nostro soldato. Umanità, cortesia, cavalleria sono sempre stati alla base dell'educazione morale dei soldati e anche degli ufficiali italiani. Così fu in Jugoslavia, come in Grecia, in Russia, in Francia. Respingo nel modo più assoluto l'accusa di aver in qualche modo partecipato all'organizzazione dell'affare Rosselli.
Ripeto, io dal 36 non ero più capo del SIM e quindi non fui nemmeno informato di questo progetto. Voglio dire che ho sempre ignorato le circostanze che accompagnarono il delitto. Generale, oltre ai documenti del SIM, abbiamo le deposizioni molto precise di Emanuele e di Navale. Sì, Roatta era informato dell'operazione. Mi recai io personalmente in Spagna per metterlo al corrente. Come si svolse questa che lei chiama operazione? Emissari francesi presero contatti con me, mi misero al corrente del loro movimento clandestino chiamato Cagoulard, i cui capi erano il maresciallo Petain e l'ammiraglio Darlan. Come e dove avvennero questi contatti? Il primo incontro lo avemmo a Nizza, un altro alla frontiera francese, il terzo in Italia. Capite? Quello che vogliamo è organizzare un'insurrezione in Francia per instaurare un regime totalitario a carattere militare, per poi unirci alle potenze fasciste. Germania, Italia e Spagna. Il nostro movimento è per un ordine nuovo in tutta Europa, in un blocco antibritannico. Sì, 100 fucili Beretta, semiautomatici. D'accordo. E allora? Va bene, depositeremo le armi al di qua della frontiera. Perché di qua? Daremo il via alla loro esportazione solo a colpo effettuato. State tranquilli, li abbiamo già sotto controllo. Conosciamo tutte le loro abitudini. Entro giugno contiamo di concludere la faccenda. Si vuol colpire me? Va bene, parlerò. Dirò vita e miracoli del SIM. Sarò costretto a mettere il capo del governo, il ministro della guerra, il capo di Stato maggiore dinanzi a irrefutabili responsabilità. Questo processo, è bene che lo sappia, giudice, potrà avere delle ripercussioni che potranno andare molto al di là della soddisfazione di mettere al muro un generale classificato fascista. E di vendicare i fratelli Rosselli. Poi, sì, mi ricordo che quasi in concomitanza con il mio arresto scoppiò una crisi di governo. Sì, la crisi del primo gabinetto Bonomi. Sì, mi pare che questa crisi fosse in qualche modo in relazione con il mio arresto. Sì, mi pare. Credo anch'io che il motivo vero della crisi sia un contrasto all'interno del governo proprio su questo, l'epurazione. L'epurazione è al centro dello scontro politico e sta diventando la linea di divisione tra i partiti. Certo. Tutti i partiti in astratto si dicono ancora favorevoli con l'epurazione. In realtà c'è un disaccordo sostanziale nella sua applicazione. Ecco, guardate qui per esempio cosa scrivono. Epurare, ma con cautela e flessibilità di giudizio. Per applicare sanzioni contro il fascismo occorre grande prudenza e circospezione. E poi ancora, non si ha il diritto di giudicare e condannare senza un'attenta opera di selezione. L'epurazione è doverosa ma pericolosa. Il fascismo ha reso gli uomini tristi e nemici. Non rendiamoli più intrattabili con l'odio, l'ira, la vendetta. Già notte, quando feci il mio ingresso a Regina Celi, fui condotto attraverso numerosi cancelli al quarto braccio, quello dei politici.
Lì trovai l'ex direttore della Banca d'Italia, Azzolini. Sì, era stato accusato di aver consegnato la riserva aurea ai tedeschi. Occhetto. Aiutante del Bennoto Caruso. Più alcuni amici come i generali Pentimalli e Del Tetto. Per la mancata difesa di Napoli. Un gruppetto di senatori, un gruppetto di ex gerarchi e inoltre prefetti, questori, diplomatici. Ma è vero che i detenuti del quarto braccio si appassionavano ardentemente all'andamento della crisi del governo? Sino ad arrivare a momenti di piena euforia. Bonomi deve formare un governo d'ordine. È ora di finirla con questa epurazione. Dice bene il Duca d'Aosta. Bisogna epurare tutti i commissari dell'epurazione. Tutti al muro. Bisogna formare un governo di militari. Alcuni gridavano il maresciallo Badoglio. Altri gridavano il generale Messe. Qui però risulta che anche il suo nome fu gridato e con insistenza. E che lei, risposta alle acclamazioni dei detenuti, si affacciò al ballatoio e rispose con una sonora pernacchia. Eccolo, è lui. Signori, permesso. Signor giudice, ci saranno gli altri arresti. Mi dispiace, non posso parlare. Ma dove volete arrivare? È vero che c'è un mandato di cattura contro Badoglio. È vero che Badoglio si è rifugiato nell'ambasciata inglese. Signori, vi prego, basta. Sapete che c'è il segreto istruttore. Ma l'opinione pubblica ha il diritto di sapere. Non si può fare scoppiare un caso così clamoroso e poi... Signori, quello che l'opinione pubblica deve sapere è che noi applichiamo la legge. Tutto. Secondo giustizia. E allora... Mi dispiace, non devo dire più nulla. Ma signori, signor giudice... Signori, arrivederci. Signorina, Berinaldi, signora. Buongiorno. E lei? Colonnello di Stato Maggiore Valfredi Bonzo. Ma lei come mai si trova qui? Sono un amico del generale Roatta. Vorrei chiederle il permesso per visitarlo in carcere. Per il momento non posso rilasciare nessun permesso. Più in là vedremo. Mi scusi. Signorina, chi ha portato questo fascicolo? Quale fascicolo? Ma questi sono tutti i verbali delle riunioni del Comando Supremo dalla dichiarazione di guerra all'armistizio. Come ne è venuto in possesso? Li ho trovati sul mio tavolo e nessuno ha visto chi li ha portati. Si fa bene, ma chi ha ricevuto nel suo ufficio stamattina? Onorevole, lei sa meglio di me cosa si è scatenato dopo l'arresto del generale Roatta. Tutti vogliono sapere notizie, avere delle spiegazioni, dal maresciallo Badoglio a Bonomi, e poi la moglie, gli amici, i colleghi del generale, per non parlare dei giornalisti. La verità è che le forze politiche conservatrici hanno paura di un rivolgimento sociale, di quello che chiamano vento del nord. Bisogna fare presto. Chiudiamo l'istruttoria di Roatta e compagni. Signorina. Le do 24 ore di tempo per trasmettere gli atti all'Alta Corte di Giustizia. Contro. Bartolino Vincenzo, Petragnani Manlio, Suvic Fulvio, Roatta Mario, Emanuele Santo, Anfuso Filippo Latitante. Avvocato, in relazione alla sua richiesta, ho qui la risposta inviata dal Ministro degli Esteri De Gasperi. Il ministro non ritiene di rilasciare copia dei rapporti inviati dall'imputato Suvic a Roma quando era ambasciatore negli Stati Uniti. Sua Eccellenza De Gasperi, non credo opportuno mandare copia di tali rapporti in udienza perché in essi vi si contengono apprezzamenti su personalità americane. Uno missis. L'udienza è aggiornata. Eccellenza. Eccellenza, la mia malattia di cuore è in continuo peggioramento, come lei saprà dai certificati medici. Le rinnovo la richiesta di essere ricoverato in una clinica e al più presto. Le ho già spiegato che una clinica è impossibile. Questioni d'ordine pubblico. Ho dato disposizioni per farla trasferire all'ospedale militare Virgilio.
Buongiorno, Maggiore Rosi. Ci vediamo stasera per la solita partita. È noto che qualsiasi detenuto sente l'istinto dell'evasione, tanto che, anche se non vi pensa deliberatamente, osserva e registra tutte le circostanze che potrebbero favorire o ostacolare la sua uscita clandestina dal carcere. Per avere in concorso fra di loro e con il defunto ministro degli esteri Galeazzo Ciano, con atti rilevanti, contribuito a mantenere il fascismo al potere, partecipando all'organizzazione ed esecuzione di atti ostili contro stati esteri, di attività culminata nell'assoggettare il servizio di informazione e l'organizzazione militare italiana al controllo di quella germanica, di spionaggio, denunzia e rappresaglie contro antifascisti, di sabotaggi che hanno provocato incendi, naufragi, disastri ferroviari, di favoreggiamento di assassini e omicidi, tra i quali quello a danno dei fratelli Rosselli, Carlo e Nello. L'alto commissario aggiunto per le sanzioni contro il fascismo deferisce gli imputati all'alta corte di giustizia. Lei è accusato di aver introdotto nel SIM i cosiddetti servizi speciali. Durante tutto il periodo in cui sono stato alla direzione del SIM non ho mai sentito parlare di servizi speciali. Chiedo a questo proposito che venga letto l'interrogatorio di Manlio Petragnani, ex agente del SIM reso in istruttoria. Il Petragnani ammette che Roatta aveva creato dei servizi speciali nel SIM per asservirli poi all'Ogra. Io non ho mai dichiarato una cosa del genere. Ma qui c'è la sua deposizione, da lei sottoscritta. Io non l'ho riletta. Evidentemente le mie risposte sono state male interpretate. Hai visto? Mica sono scappato. Io sono stato capo del SIM dal 40 al 43 e posso affermare che il SIM ha una lunga tradizione di lealtà e un nobile passato di coscienza del senso dell'ordine. Il SIM in seguito ha reso servizi importantissimi al paese e gli alleati stessi lo hanno riconosciuto. Tra le sue file ci sono dei morti e degli eroi. Tra i caduti desidero ricordare il colonnello Talamo, ucciso alle fosse Ardeatine. Certo, la guerra porta con sé, talvolta, degli strani doveri, ma il sabotaggio e la soppressione di uomini politicamente incomodi devono essere esclusi da un servizio militare. Sono preoccupata. Perché? Per il processo. E perché? Contro di me non ci sono che testimonianze irrilevanti. E poi, anche se volessero condannarmi a tutti i costi, quanti anni potrebbero darmi? 8, 10. Che con i ricorsi, le amnistie... Sotto le armi gli ordini superiori non si discutono, ma si eseguono. Per quell'obbedienza militare che deve essere pronta, cieca ed assoluta. E l'affare Rosselli? Anche l'affare Rosselli va considerato come un atto di sabotaggio. Per eliminare l'attività di Carlo Rosselli che reclutava truppe rosse. Generale, riguardo l'affare Rosselli, lei ha qualche cosa da aggiungere? Ripeto che nel giugno del 37 io non ero più capo del SIM. Mantenni la qualifica nominale, attenzione, nominale di capo del SIM per questa ragione. Gli stati europei si erano accordati su una politica di non intervento. E quindi l'Italia non poteva inviare apertamente degli ufficiali in Spagna. Pertanto gli ufficiali che vi erano destinati assumevano un nome falso. Io presi quello di mia moglie, Mancini, andai là come il giornalista Mancini. Questo per mascherarmi e figurare ancora al mio posto in Italia. Quindi, come Roatta, io rimasi teoricamente, attenzione, ripeto,
teoricamente capo del SIM. Ma non me ne occupai più. Ne potevo occuparmene. E fui estraneo ad ogni sua ulteriore attività. Buonasera. Buonasera. Maresciallo Mirabile? Buonasera, signora. Buonasera. Questi sono dei dolci per sua figlia. Grazie. Lei la sta proprio viziando, quella bambina. Cara, ti presento il colonnello Valfredi Bonzo. Buonasera. Ho appartenuto al SIM dal 1934. Ero a capo del centro di Ginevra e ricevevo ordini direttamente da Roatta. Dopo il 1936 le comunicazioni di Roatta cessarono e io seppi in seguito che era stato mandato in Spagna. Da quel momento era esattamente l'estate di quell'anno. Ho ricevuto solo ordini dal colonnello Angioi. Il governo di Belgrado ha rinnovato la richiesta di estradizione per i criminali di guerra italiani. Anch'io nella lista, immagino. E come la pensano quelli del nostro governo? I pareri sono divisi. Cioè? Ho saputo che purtroppo tra i ministri c'è chi è favorevole alla consegna. Ah! Se il loro punto di vista prevalesse... Sarebbe pericoloso. Roatta è la personalità più intelligente, la più abile, in confronto a queste pallide figure sedute accanto a lui. Egli è stato l'organizzatore di quel SIM al quale ha dato tutta la sua attività personale. È lui che ha trasformato il SIM da un servizio per la difesa nazionale ad un'organizzazione criminale al servizio del fascismo. È lui che ha contribuito più degli altri a trasformare l'esercito in uno strumento nelle mani del fascismo. Tra pochi giorni la commissione per la mancata difesa di Roma arriverà alle sue conclusioni che già sappiamo. Roatta, uno dei maggiori responsabili. E il processo contro di me sta per concludersi. E c'erano molte altre ragioni ancora. Ma una, soprattutto. I fratelli Rosselli sono stati assassinati perché erano i più preparati e i più degni di guidare e condurre l'Italia dopo il crollo del fascismo. Essi erano la forza che avrebbe potuto salvarci nel momento in cui noi ci domandavamo tutti: dove sono gli uomini di domani? Gli Amendola, i Rosselli. Il fascismo ha saputo fare bene la scelta degli uomini che bisognava assassinare e lo ha fatto con metodo, uno ad uno. Matteotti, Gobetti, Amendola, Don Minzoni, Gramsci. La guerra che ora si sta combattendo nel nord Italia è la stessa guerra, la continuazione del movimento spagnolo. Se Rosselli, durante la guerra di Spagna, fosse caduto nelle mani di Roatta, questi l'avrebbe fucilato. Ora siamo noi ad avere Roatta e noi dobbiamo metterlo in condizione di non nuocere più agli italiani, lui come tutti gli altri, perché questi sono i nostri nemici. Sicuramente sarà una condanna. Nel qual caso, se il governo dovesse assecondare le richieste di Tito, io come semplice detenuto e non più come generale, sarei spacciato. Mai, vi dico, è accaduto che un governo abbia consentito a tradurre in giudizio un proprio organo, un istituto come il Servizio Informazioni Militare, la cui attività dovrebbe costituire il più geloso dei segreti. Ve l'immaginate?
immaginate un processo contro il personale dell'intelligence service? No, 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 ma non è una cosa seria. Cioè sì, è una cosa seria, ma soltanto per noi, per le vittime. Ho scritto a chi di dovere. Scriverò anche agli alleati. Mi costringete a mettere tutti, di fronte a irrefutabili responsabilità. Avevamo deciso di smettere a quest'ora, no? Sì. Caro Orlando, che cosa fai qui? Sono venuto per farmi una radiografia in seguito a una caduta. Beh, e ora come stai? Ma pare che la cura mi faccia abbastanza bene. I miei timori si rivelarono giustificati e i miei calcoli esatti. E infatti, la commissione d'inchiesta per la mancata difesa di Roma mi ritenne, insieme al generale Carboni, il maggiore responsabile. E l'alta corte di giustizia, per i reati fascisti, mi condannò all'ergastolo. Pensai che un governo che aveva permesso un simile processo contro di me e aveva avvalso. Maresciallo Mirabile? Maresciallo, io vado un po' in camera mia, vorrei prendere degli appunti per i miei difensori al processo. Ha telefonato il tenente colonnello Ferrazzi. Ha detto che è indisposto e che verrà più tardi. Ho capito. Era triste, pensando alla prossima sentenza. E io non ero certo allegro, pensando invece al mio imminente tentativo di fuga, che poteva anche non riuscire e che, riuscendomi, mi avrebbe tenuto lontano per chissà quanto tempo dai miei familiari. Ines, la moglie del colonnello ti vuole conoscere. Vieni, andiamo a farle una visita. Il colonnello e sua moglie ci offrirono un tè. Più tardi fummo raggiunti da un'amica della signora. Sì, accompagnata da un capitano inglese, coi quali conversammo piacevolmente, abbastanza a lungo. Io vado. Non voglio far tardi. Tra poco c'è l'oscuramento. No,
Aspetta ancora una mezz'oretta. Io con Ferrazio ho quasi finito. Così dopo ti accompagna lui, in macchina. All'improvviso mancò la luce per oltre un'ora. Per questo mia moglie e Ferrazzi furono costretti ad andarsene più tardi del solito. Da fare una partita a carte. C'era o non c'era il Filippini? Non lo sapevo, ma era quello, o mai più, il momento di agire. Il generale Roatta era permesso di uscire liberamente dalla sua camera, di scambiare visite con gli altri ufficiali degenti, di fare salone, di giocare a carte. Ma dove erano andati a finire l'osservanza dei regolamenti? È la condizione di detenuto. Chi erano gli ufficiali che comandavano il servizio di sorveglianza? Il colonnello Pecorella e il capitano Geniola, ma ispezionavano il servizio molto raramente. Un giorno il colonnello Pecorella e il capitano Geniola mostrarono a Roatta il foglio della consegna per la sorveglianza. Rimasi sbalordito da questo fatto. Perché? Perché nei miei anni di servizio non ho visto mai un caso in cui il detenuto fosse messo al corrente di ordini riservati. Roatta riceveva sua moglie e il suo aiutante di campo tutti i giorni, a tutte le ore.
perché il capitano Geniola, capo dei servizi di sorveglianza, da una mia telefonata aveva capito che io concedevo un permesso permanente in loro favore. Sì, andavo ogni giorno all'ospedale da mio marito. Spesso facevamo colazione o cena insieme con le provviste che portavo. Chi le aveva dato il permesso per queste visite? Il giudice Robino. L'aveva dato a me a Ferrazzi. A Ferrazzi? San Ferrazzi è molto legato a mio marito, a tutta la nostra famiglia. Anche il giorno della fuga lei andò a far visita al generale Roatta. Certo. Quel giorno arrivai più tardi del solito e non mi fermai molto. A un certo punto mancò la luce. A che ora? Alle 19:30 circa. Sì. La sera del 4 marzo rimasi di guardia all'ospedale fino alle 20:30. Ma la luce non mancò. E poi? Passeggiarono nel corridoio per una quindicina di minuti. Poi il Rosi andò nella corsia ufficiali e il Roatta si ritirò in camera sua dicendo di essere indisposto. Lei più tardi andò a controllare se il generale si trovava nella sua camera. La notte nessuno andava mai ad accertarsi se egli fosse effettivamente nel suo letto. E così il generale Roatta trovò aperta la porta del corridoio. A 58 anni e con una presunta malattia di cuore, scavalca un muretto. Nessuno lo vede. E nonostante il coprifuoco, se ne va per il lungo Tevere e scompare. No, tutto questo non convince. Secondo me, l'organizzazione della fuga è iniziata fin dai primi giorni della detenzione del generale. Si ricorda? Lo stesso giorno dell'arresto del generale si erano interessati a lui Umberto di Savoia in persona, il maresciallo Badoglio. Sì. E subito dopo gli interventi e le pressioni da parte di Bonomi. Poi, una volta ricoverato a Virgilio, un ospedale militare, fra militari, custodito da militari, Roatta ha seguito il processo finché gli è convenuto. Si è difeso davanti all'alta corte, ma quando la requisitoria di Berlinguer gli ha dato la sensazione che tutto fosse perduto, ha attuato la fuga nella più facile delle maniere, approfittando di quell'ambiente di favore, di rispetto e di protezione che si erano determinati. Già. Tutti gli incontri che hanno avuto luogo alla Virgilio. Il generale Orlando, comandante dei carabinieri, che sente un impellente bisogno di farsi una radiografia. Quel capitano inglese che per caso prende il tè con lui proprio il giorno della fuga. E quel maggiore Rosi, che si fa ricoverare anche lui in quell'ospedale per un male che poi si è rivelato di nessuna gravità. E poi il tenente colonnello Ferrazzi, suo aiutante di campo e uomo di fiducia. E ancora quel colonnello dei servizi segreti Valfred. Certo. E non solo loro. Non si scappa in questo modo da un ospedale militare. E forse da Roma. Probabilmente dall'Italia. Senza contare sull'aiuto e la connivenza di certi ambienti, di certe persone. Il 6 marzo 1948 la Corte Suprema di Cassazione ha esaminato il mio ricorso contro la sentenza dell'Alta Corte di Giustizia e mi ha assolto per non aver commesso i fatti che mi erano stati attribuiti. Il 19 febbraio dell'anno dopo il Tribunale Militare di Roma mi ha prosciolto in istruttoria dalla incriminazione per la mancata difesa di Roma. L'epurazione doveva essere un'epurazione politica e non un'epurazione che aveva la pretesa di essere giuridica, individuale, caso per caso, con prove documentate e documentabili. Ricorsi in appello. Ha ragione, onorevole. Al punto in cui siamo, l'epurazione non è più coerente con i principi che l'avevano ispirata. Andare avanti con rigore e fermezza significherebbe colpire interessi economici e uomini politici che invece certi partiti desiderano proteggere e salvare. Perciò si vuole limitare al massimo l'epurazione o addirittura bloccarla. Di quegli anni passati, molto va compatito, perdonato, molto va compreso. Sì,
Nel nostro paese devono tornare l'ordine e la pace sociale. Nessuno ha il diritto di epurare il popolo italiano. L'epurazione male impostata è diventata una farsa. L'apparato del tempo fascista è ristabilito e indennizzato, quando non promosso e premiato. Le responsabilità, anche le più gravi, cancellate. Quasi tutti i traditori condonati. Ogni viltà perdonata o dimenticata. Che l'opera di epurazione venga rapidamente esaurita, in modo che un atto di generale pacificazione possa mettere fine a uno stato di cose il cui eccessivo prolungarsi ripugnerebbe alla coscienza liberale e cristiana di tutti gli italiani. Il governo ha concesso amnistia e indulto per i reati politici e militari. La Repubblica ha voluto così celebrare il suo avvento con un provvedimento di generale clemenza. Il regime fascista è caduto il 25 luglio 1943. Il 2 giugno 1946 il paese si è liberato dalla monarchia. Ora abbiamo una Repubblica democratica. Eppure, non c'è stato un taglio netto col passato. Ecco, il generale Roatta era proprio questo. Un simbolo della continuità di quel passato. Un simbolo di un certo fascismo che non è morto e che trova ancora oggi complicità nella società, negli apparati statali. Quanto? Uno, grazie. Generale, ormai sono 20 anni che lei si trova qui in Spagna. Perché ha scelto proprio questo paese? Sono stato accolto dagli spagnoli come un soldato. Un soldato che ha combattuto al loro fianco. Qui sono stimato, rispettato. E svolge qualche attività in particolare? Sì, insegno italiano.